Quant'è il minimo per venire qua in Tunisia? Allora, io ve lo ricordo. Le motivazioni che ti portano a scegliere di vivere all'estero, a scegliere di cambiare la tua vita. Perché lo Stato tunisino ha bloccato l'ottavina, quindi la macchina qui non potrà più essere sdoganata. Ragazzi, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, basta semplicemente cliccare su iscriviti e attivare la campanellina. Ci darete una grande mano per incrementare la nostra community e così vi faremo tanti video sulla Tunisia. Clicca! Mirko, tu cosa prendi? Io prendo un caffè. Il caffè è un pezzo da colazione, dolce. Caffè normale. Caffè normale. Ok. Tu? E poi anch'io. Ed ero indecisa se prendere o lo snack o il pan chocolat. Vabbè, poi in caso dopo ti sposti, vedi un attimo, perché abbiamo di fronte proprio un posto che li fa. Qui Nabil non ha grandi snack, grandi croissant. E quindi così facciamo colazione, vediamo quanto spendiamo. Sara, aspetta ragazzi, due espresso? Zuz espresso. Allora, abbiamo preso due caffè. E ora tra un po' Mirko si sposta così vai a vedere cosa c'è di buono. Facciamo questa colazione. Oggi si sta freschissimi, devo dire, è bellissimo questo sabato di settembre. E adesso tocca a me. Andiamo qui di fronte, dove ci sta il negozietto che appunto fa tutte le colazioni, i pancake. Mi fa molto buoni, perché qui dovete sapere, è anche possibile, ma non in tutti i posti, prendere il caffè e quindi hai seduto proprio lì sulla sedia, sul tavolino del caffè, del bar, e acquistare la colazione dolce presso un altro negozietto. Allora, due pan cioccolette e... Sì, due. E due snack. Come avete potuto notare, un pezzo di colazione costa un dinaro e 600. Dopo faremo tutti i calcoli. Allora, ho acquistato numero 4 pezzi a un dirone 600, adesso mi dirigo verso Sara che già mi sta aspettando, sicuramente il caffè spero che sia già arrivato. Allora Sara, noi già siamo pronti, adesso giro la telecamera così veniamo inquadrati tutti. Ok. Sara, allora, oggi un video molto particolare. Sì, molto particolare. Direttamente dal caffè di Nabil, ecco non so a voi se la nostra bene colazione. Il colore del caffè, comunque. Sì. Io un po' di zucchero glielo metto. Io no. Ma tu sei a dieta. Allora, detto questo, cioè adesso tutti sanno che sei a dieta, ma detto questo, stiamo facendo questo video per farvi vedere che tranquillamente possiamo fare colazione con meno di un euro a testa, prendendo un caffè e una colazione dolce. Allora, è anche vero, Sara, qua tu sei maga e tu sei brava, che in altri posti se vuoi ti fai una colazione da re. Raccontamelo. Ecco, allora, intanto noi vi diciamo le nostre abitudini, quindi un po' ve le raccontiamo e mentre vi facciamo anche vedere qualche prezzo. Noi ogni tanto veniamo a fare colazione vicino alla nostra agenzia da Nabil, perché lo conosciamo da tanti anni e quindi ogni tanto ci fa piacere venire qua a prenderci un po' di freschetto, vedere anche un po' il mare, perché proprio qui dietro, vedete, qui c'è il mare. E quindi ci prendiamo il caffè di Nabil che ci piace tanto e poi ci prendiamo qualcosa nel negozietto di fronte, perché Nabil non ha, diciamo, colazioni
E quindi tutti fanno così, ormai siamo tutti abituati così. Però, ecco. Qui ci sono tantissimi posti dove è possibile fare la colazione o anche il brunch, sentite, il brunch di metà mattinata, super super assortito, dove mangi sia dolce che salato con veramente pochissimi dinari. Boh, lo faremo un video anche noi del brunch, magari con qualche cliente, così vi facciamo vedere anche come funziona, magari in riva al mare. E ve lo documentiamo. Però noi oggi stiamo qui da Nabil per prenderci il caffè e per mangiare questo stupendo, cioè è stupendo, guardate che meraviglia, guardate a favore di telecamera, fan chocolat, che profumo ragazzi. Ora alla fine del video poi vi diciamo anche quanto abbiamo speso, però adesso continuiamo perché a noi non piace bloccare i video e poi rifarli, noi siamo così diretti, spontanei. come viene si racconta, come viene detto in Sicilia, come viene sepunta. Ma è anche vero che tu non hai detto che ci sono queste colazioni, cioè l'hai detto però non hai specificato, queste colazioni da re, immense, infinite, sì, abbondanti, tipo allo yo-yo, facciamo pubblicità gratis, allo yo-yo, sia che si trova a nord o che si trova da Manetta Yasmin, lì inizi e non sai quando finisci. Diciamo non è molto pro dieta, ecco. Qua dietro va la Rambla e va le sirene, altra colazione abbondantissima che con pochi quanto? 15 dinari, 18, di 15, 18, 20 ti fai veramente una colazione che sinceramente ti porta fino a cena, e ve lo dice uno che gli piace mangiare. Sì, allora intanto sì, vi faccio vedere quanto è alveolato. È proprio buono ragazzi, qui il pan chocolat lo sanno fare non bene di più. Vabbè, a mio gusto personale, magari qualcuno dirà no, non mi piace, vabbè, de gustibus non disputando un maestro, lo diceva nel latino e non lo ripetiamo. Però è possibile qui fare delle colazioni molto abbondanti, ma anche possibile magari ogni tanto con gli amici concedersi dei brunch, come dicevamo prima, momenti appunto di pranzo diverso, perché tu vai magari verso le 10:30, 11, fai una mega colazione pranzo e poi magari mangi qualcosina la sera. I conti li faremo dopo, i conti si fanno sempre alla fine. Nel frattempo, dato che stiamo parlando in maniera ininterrotta, diamo qualche notizia flash. Sì. Una notizia flash, andate a vedere il nostro video per quanto riguarda il fatto che lo Stato tunisino ha bloccato l'ottavina, quindi la macchina qui non potrà più essere sdoganata, tranne se è una macchina al di sotto dei tre al anni. Al di sotto dei tre anni. Ovvio. Se è al di sotto dei tre anni e dentro i sei mesi di tua permanenza qui, puoi prendere l'auto e la puoi ritargare RS, significa regime speciale. Quindi con una procedura tranquilla, la ritardi RS. Per il resto, ahimè, la macchina può stare qua massimo 6 mesi, ma se uno si attiene, cara Sara, ma ti devi attenere bene, precisamente a delle regole, fino a un anno. Fino a un anno. Ci siamo riusciti a farla fare ad alcuni che si sono attenuti alle regole. Quella è la base di tutto, ragazzi, non è che uno si sveglia la mattina e fa quello che vuole. Comunque, detto questo, io vi invito anche a seguire i nostri social, perché il 22 di settembre siamo a Milano a fare il tour, l'incontro con tutti gli italiani che vogliono o sono interessati a scoprire la Tunisia, a capire come funziona la defiscalizzazione della pensione. Quindi mi invito a seguirci, a seguire i nostri social per essere sempre informati. E se il video esce dopo? Va bene, vedrete i video. Prossimo anno. vedrete i video di quello che abbiamo fatto. No, ma non lo faccio uscire prima, dai. Ragazzi, questo tour sinceramente mi ha assorbito un sacco di energie, oltre ai soldi, perché è gratuito per voi, ma non per noi. Gratuito, mi ha assorbito tantissimo, ma anche doveroso, è giusto secondo me, se si deve pensare come azienda, come impresa, come giovani imprenditori che stanno mettendo veramente, hanno il loro futuro in mano, fare una mossa del genere. Quindi noi il 22 saremo a Roma, il 22 Milano, 23 Roma, 24 Napoli e 25 Palermo. Vabbè, già abbiamo fatto full, quindi non so adesso. Ti ringraziamo di cuore perché non ce l'aspettavamo. Sì. Abbiamo così tante richieste che non sappiamo più dove metterle. Ma bisogna anche capire un poco, scusa Sara, il perché di tutta questa grande richiesta, di queste, tutte queste persone che vogliono venire qua. Sicuramente il passaparola dei nostri clienti. Infatti li ringrazio sempre, perché secondo me il passaparola dei clienti è veramente qualcosa di micidiale, per il semplice fatto che loro raccontano ciò che hanno vissuto e come l'hanno vissuto. E anche la risposta positiva nei nostri confronti, perché significa che con noi si sono trovati bene.
E quindi per noi grande soddisfazione, significa che abbiamo lavorato bene. Ma anche è vero che questo full, diciamo, di pienone nei nostri meeting dei quattro giorni è anche dovuto a un fatto che ci sta un forte malessere italiano. Tutto? Un forte malessere del popolo italiano per tutto ciò che sta accadendo, che ragazzi, io che la guardo da qua, è costata. Delle idee chiare ce ne siamo fatte, ah? Va bene. Detto questo, abbiamo molte persone che per motivi X devono aiutare i figli ad andare avanti, perché il figlio ha perso il lavoro, perché si trovano un po' in difficoltà, e quindi diciamo le motivazioni sono sempre le stesse. Noi abbiamo ormai anche abbiamo dedicato una slide sulle motivazioni che ti portano a scegliere di vivere all'estero, a scegliere di cambiare la tua vita, anche sotto un profilo psicologico che non è da sottovalutare. Forse è il più importante per quanto ci riguarda, perché non ci interessa, vabbè, i soldi, vabbè, ti fanno sempre più felice, però quando sei felice nella tua testa sei felice con tutti, ricordatelo. Stai bene, mente sana e in corpore sano. Quindi, oggi sono un po' latina, ecco. Sì, no, no, ma il succo è che diciamo che quando noi riceviamo le telefonate, le problematiche sono sempre quelle quattro e non di più. Un forte malcontento, esigenza di evadere verso l'Italia, esigenza di evadere mentalmente, perché poi dopo il post-Covid è successo un pandemonio, nel senso tutti sono venuti qui, aiutare la famiglia, e poi anche perché diciamo a fine mese molti non arrivano. Ecco, e apriamo e chiudiamo la parentesi. Sara, ti faccio a te una domanda. Mm-hmm. Quant'è il minimo per venire qua in Tunisia? Allora, io ve lo ricordo, ad oggi per avere il permesso di soggiorno è necessario avere un minimo di 1000 euro al mese, perché se no per la polizia non avete i requisiti minimi per poter avere un permesso di soggiorno. Ed io vi ricordo, se state eventualmente valutando di venire qua in vacanza prova o già volete trasferirvi e fare il trasferimento diretto, di contattarci, perché il periodo migliore per i trasferimenti è proprio ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e anche aprile. Non dopo, perché poi abbiamo una questione di lentezza di uffici pubblici nell'espletare quelle pratiche legate alla defiscalizzazione. Quindi, se state valutando di venire in questo periodo, contattateci, perché vi possiamo dare la nostra assistenza a 360 gradi, perché pensiamo a tutto noi. Vi mettiamo in condizione di iniziare un percorso di vita nuovo, un percorso di vita diverso, di avere la tranquillità di poter essere gestiti da una società che si occupa, diciamo, della persona a 360 gradi, e anche sotto e soprattutto il profilo fiscale, perché poi vi ricordo che con noi potete anche fare dichiarazione dei redditi in Italia, nel caso in cui abbiate per esempio degli introiti anche in Italia, quindi potete fare l'unico che è per gli italiani residenti all'estero. Ora inizia per esempio la campagna dell'esistenza in vita. Come sezione patronato svolgiamo la sezione patronato assolutamente gratuita per tutti gli italiani all'estero, quindi per 3 mesi tutti gli italiani che abitano qui dovranno fare l'esistenza in vita come campagna. E quindi ragazzi, spargete la voce, perché tocca a Tunisia, cioè noi ci siamo e vi aspettiamo. E soprattutto, questo mi fa un po' ridere, tutte le persone che ronzano intorno a noi, che vedete nei nostri video, che intervistiamo, ragazzi, noi non li paghiamo. Intanto, sai, qualcuno... Non sono attori, io pensavo che erano attori. No, Sara, perché voglio specificarlo, perché ogni tanto mi compaiono in un video, vabbè, non credete, non è vero, sono pagati, no? No, ragazzi, ancora a questo punto non ci siamo arrivati. Quando diventerò abbastanza grande, lo farò, no, scherzo. Oddio, viene da ridere. Devo fare un inciso sul caffè, sui caffè in generale. Quando venite qua da Mamette, ovviamente essendo una zona turistica, potete anche trovare tantissimi posti anche molto belli di fronte al mare, e non tutti sanno fare il caffè buono come piace a noi italiani, quindi ci dobbiamo accontentare. Però poi con il tempo troverete il vostro bar di fiducia, e vi devo dire anche che i prezzi variano, perché per esempio si possono trovare dei caffè con prezzi anche a volte più alti dell'Italia, che non mi scherzo.
Vabbè, ma perché specifica? Perché si usano delle marche tipo Illy? Sì, magari di importazione. Importazione, quasi tutti Illy, oppure la Lavazza. Illy e Lavazza. Sì. In questo caso invece noi siamo ormai affezionati a Nabil e quando ci vogliamo prendere un buon caffè andiamo da Nabil e ovviamente paghiamo una cifra irrisoria in confronto ad altri. Quindi non vi scandalizzate se magari vi se venite qua la prima volta, girate, andate in un bel posto che magari è molto turistico perché è la Medina o vicino al mare. Ma un caffè mi è costato 4 dinari, 3 dinari e mezzo, ma costa troppo. Avete ragione, ma non pagate il caffè, pagate la location, come in tutte le parti del mondo, come quando vai a Venezia e ti mangi il croissant e ti costa 16 euro, giusto per fare un esempio. Ecco, non è che pagate il croissant 16 euro, ma pagate tutta la location, purtroppo, che ha un prezzo, ha un valore. Però quando poi diventerete ammammettiani come tutti i nostri clienti, troverete dei posticini carini che fanno al vostro caso e apprezzerete veramente la qualità della vita quotidiana qui in Tunisia, senza troppi sparsi, senza troppe cose turistiche, ma vi inserirete proprio nella cultura vera e propria e mangerete dei pan chocolat stupendi come questo. Siamo arrivati? Allora, siamo arrivati al conto e due espressi ci sono costati un dinaro e 500 cada uno, quindi in totale 3 dinari. Quindi sommato al croissant di prima parliamo di meno di un euro, 990 centesimi di euro. Abbiamo qui 2 dinari, 1 e 1, 2, mezzo dinaro, 2, 3, 4, 5 e 3 dinari. E la somma con la colazione? Allora, la somma con la colazione... La colazione costa 1 dinaro e 600. Quindi 1 dinaro e 6 più 1 e 500 sono 3 dinari e 100. Prendiamo la calcolatrice del tuo cellulare e facciamo vedere. Ora... ci siamo, abbiamo pagato 3 dinari e 100 cada uno, millesimi, allora sono un caffè più una colazione, diviso 3.34 che è il cambio di oggi, 90 centesimi ragazzi, meno di un euro, una colazione veloce da Nabil, un caffè spettacolare e una colazione che abbiamo preso proprio di fronte dove fanno tutte le colazioni, perché Nabil fa solo caffè, però il caffè è top the top ragazzi. Io vi invito a seguire i nostri video, vi mando un grande bacio e al prossimo video, ciao!